Oggi siamo al canile comunale di Palermo, ottenuto da un ex mattatoio, e se è vero, come diceva Gandhi, che la civiltà di un popolo si misura come tratta gli animali, beh, questa è sicuramente crudeltà di Stato. Noi dobbiamo denunciare questa situazione, la gestione da parte di chi si è preso in carico questo canile. Non abbiamo assolutamente nulla da dire, le persone si impegnano, ma la struttura, che ricordo è comunale, quindi responsabilità della politica, è assolutamente fatiscente. È un luogo inadatto per ospitare i cani. Vediamo qua dietro delle gabbie che sono degne del Festival di Yulin, qualcosa che è assolutamente inconcepibile per un privato, ma diventa gravissimo e intollerabile se tutto questo fa parte del pubblico. Quindi assolutamente una situazione da cambiare. Chiamiamo il sindaco Luca Orlando alle sue responsabilità e a mettere finalmente mano a questa struttura. Devo davvero un ringraziamento particolare all'onorevole Maturi, con cui oggi abbiamo avuto occasione di fare un sopralluogo presso il canile municipale, così come presso il cosiddetto ex mattatoio, nome assolutamente infelice per ospitare invece tanti animali che più che di un ex mattatoio avrebbero bisogno di un luogo accogliente dove, diciamo, continuare a vivere la loro esistenza già davvero provata da esperienze assolutamente difficili e complesse. Purtroppo invece questo luogo è tutto fuorché accogliente, le condizioni sono davvero di assoluta indecenza. Le responsabilità di questa amministrazione, come sempre cieca e sorda rispetto alle proprie responsabilità, è del tutto evidente. Non basta l'impegno dei tanti operai che ogni giorno con grande dedizione e con amore verso gli animali si occupano di loro, perché la struttura non offre davvero alcuna possibilità a questi animali che avrebbero invece tanto bisogno di amore e di una condizioni igienico-sanitarie assolutamente differenti. Per questo, da questo momento, oggi stesso presenterò una interrogazione urgente al sindaco per capire in che modo è possibile risolvere urgentemente quelle che sono delle carenze gravissime di carattere igienico-sanitario nonché strutturale. Sulla struttura sono state investite delle risorse economiche, risorse statali, risorse pubbliche, ma certamente non nella direzione di poter ospitare degli animali.